Va bene, abbiamo fatto questo incontro, praticamente un'assemblea pubblica, siamo partecipati in tanti per la riapertura o meno della Villa Belvedere, cercare di capire i tempi che ci spiegherà adesso l'assessore Nandardini. Io l'ho detto già poc'anzi, i tempi sono quelli necessari per la sicurezza del luogo, dei luoghi, perché finché non c'è sicurezza io, ma penso il sindaco, anzi sono certo il sindaco, non permetterà a nessuno di accedere nei luoghi dove è impossibile poterlo fare, perché oltre ai 15 alberi, perché sono 15, non sono di meno, uno è caduto avanti ieri, perciò ora sono 14 tra quelli che si devono abbattere, ce ne sono altri 25 che gli agronomi hanno segnalato che bisognano di una cura, di una verifica apposita di stabilità. Assessore, lo sappiamo, chiediamo i tempi. E i tempi sono questi, i tempi sono quelli che domani la ditta insieme al progettista, al direttore dei lavori e al RUP vogliono presentare un cronoprogramma con quello che noi abbiamo già richiesto in un precedente incontro. Vedremo domani cosa ci porteranno di questo cronoprogramma, come vogliono iniziare a fare i lavori, ossia a partire dall'abbattimento di queste essenze con l'eventuale messa a dimora di altre essenze. Per quanto riguarda poi tutte le altre incongruenze che noi abbiamo evidenziato tramite questa relazione che ci ha fatto, che ci hanno dato i commissari, abbiamo anche in quel caso fatto un elenco con in primis la pavimentazione, ma continuando con ho detto il problema non solo infiltrazioni, dell'impianto di illuminazione, impianto relativo alla statua di Acea Galatea, alla vasca di Acea Galatea, le dita che sono ancora mozzate e non sono state recuperate, le ringhiere dove sono andate a finire, abbiamo anche chiesto questo, perciò abbiamo un elenco, domani spero che qualche risposta ci verrà data, spero anche per loro stessi, voglio dire, perché anche loro hanno interesse affinché la cosa possa chiudersi, ma chiudersi con cose concrete, ossia poc'anzi si diceva è meglio, l'obiettivo qual è? Quello di fare riaprire la villa o di altro? Io dico intanto facciamo riaprire la villa, di altro se ci sono le condizioni noi siamo i primi che lo richiediamo e lo richiederemo.